Una delle caratteristiche dei Castiglioni dal punto di vista metodologico era quello di creare degli spazi con dei mobili che erano realmente mobili. L'idea era quella di avere delle stanze che potessero modificarsi durante la giornata o nel tempo e avere funzioni differenti. Nella mostra del 65 i Castiglioni disegnano un mobile particolare che si chiama rampa. È una rielaborazione di quei chioschi che si trovavano per esempio a Milano agli angoli delle strade che vendevano i fiori, ma in questo caso viene rivisto in un modo completamente diverso. Da questa parte è un mobile nel quale si appoggiano gli oggetti, i piatti, le bottiglie di vino che servono per dare supporto alla tavola. Rampa è su ruote e si può ovviamente girare, e girando nella parte posteriore ha la possibilità di diventare una piccola scrivania, quindi avere una funzione completamente diversa all'interno della stanza.